L'ultimo passaggio che dobbiamo esplorare riguarda la teoria del mito e dell'allucinazione. Perché ve l'ho messo insieme? Perché appartengono alla stessa scuola questi signori. Bauer è quello che nega l'esistenza storica di Gesù e quindi di conseguenza nega anche la risurrezione. Strauss invece dice: guardate che la risurrezione è un mito, intendendo qui mito non ciò che noi a livello letterario chiamiamo mito, ma intendendo mito a livello storico, cioè non storia. Mito uguale non storia. Ci sono due modi di adoperare questa parola. A livello letterario vuol dire invece ragionamento rivestito di un racconto, quindi filosofia espressa attraverso un racconto. Questo è il concetto che viene adoperato dai biblisti. Mentre invece quando uno storico dice questo è mito, significa non fatto storico. Dunque la risurrezione sarebbe un mito. Perché sarebbe un mito? Perché Strauss sa che i testi sono storici, ma dice, rispettando la storicità dei testi, noi possiamo ammettere che le apparizioni siano allucinazioni. Perché il sepolcro sia vuoto nessuno lo sa. E il sepolcro vuoto non è che sia la spiegazione della risurrezione. Il sepolcro vuoto non dice niente. Il sepolcro potrebbe essere vuoto perché hanno sbagliato sepolcro. Sepolcro vuoto può essere vuoto perché il cadavere è stato rubato. Il sepolcro vuoto potrebbe essere vuoto perché Cristo è morto solo apparentemente, oppure perché è risorto. Quindi il sepolcro vuoto si presta a diverse letture. E allora Strauss dice, concentriamoci sulle apparizioni. Le apparizioni sono allucinazioni e le allucinazioni individuali sono scientificamente provate, straprovate, e io sono stato testimone di persone che hanno avuto queste allucinazioni. Una fatica da morire a dire loro: guarda che è la tua retina che vede l'immagine, ma oggettivamente non c'è niente fuori dall'occhio. C'è questa emozione profonda che il cervello trasmette al nervo ottico, rovesciando il processo e facendo sì che la retina riproduca l'immagine dell'emozione del cervello. Il soggetto dice: io vedo, e non mente, dice la verità, solo che a livello esterno non c'è niente di ciò che lui vede. Da giovane prete, quando ero in parrocchia, io ho assistito. È penosissimo. C'era questa giovane donna vedova che aveva visto suo marito e voleva abbracciarlo, no? E a vedere questa donna che abbracciava l'aria, provate, non è il massimo.
Bene, cosa facciamo con questa allucinazione? Quando Freud ha cominciato a studiare seriamente questo fenomeno, e dopo di lui tutti i grandi che hanno avuto a che fare con il cervello dell'uomo, hanno concluso un dato molto importante, e cioè l'allucinazione individuale c'è. E come? Anche l'allucinazione collettiva esiste, ma deve essere solo in piccoli gruppi, 3, 4 persone, 5. Quando si va oltre è impossibile. Ora noi non dobbiamo mai dimenticarci di questa affermazione. E quindi le apparizioni non sono spiegabili con le allucinazioni, né individuali né collettive. È interessante questa espressione in una sola volta, perché quella espressione lì taglia alla radice il problema. Questa scuola razionalista, da cui viene fuori Strauss e Bauer, dice anche che Cristo non è mai esistito. Allora qui la risposta diventa molto facile, per il semplice motivo che noi abbiamo documenti non cristiani, quindi abbiamo documenti romani che parlano di Gesù e documenti ebrei che parlano di Gesù. Se noi dovessimo stare a quanto dicono questi signori, noi sappiamo che Gesù è stato processato da Ponzio Pilato, dice Tacito, all'epoca di Tiberio, che è stato ammazzato, che ha dei seguaci che si chiamano cristiani. Stessa cosa dice Svetonio. Plinio aggiunge qualche cosa di più, è interessante. Plinio è un proconsole della Bitinia e scrive all'imperatore, dice: che faccio? Cristiani li metto in riga? Perché dice: sono buona gente. Non rompono l'anima a nessuno, anzi, vogliono bene al prossimo, lo aiutano, non imbrogliano. Non erano italiani. Non imbrogliano, aiutano i più poveri, ma dice, hanno una strana abitudine. Si radunano di notte, una volta per settimana, e, interessante, cantano in cori alternati degli inni a Cristo come fosse un Dio. Interessante, perché siamo all'inizio del secondo secolo, più o meno all'epoca di Papia. Yes. Quindi noi abbiamo solo e unicamente attraverso i documenti romani moltissime notizie su Gesù. Per capire la proporzione, oggi voi dovete pensare a uno stregone di un villaggio africano in mezzo alla foresta. Chi è? Questo era Gesù all'epoca dell'impero. La proporzione è quella. Gesù certo non era uno stregone, era un rabbino. Giuseppe Flavio e il Talmud invece ci dicono molto di più.
perché ci danno un quadro più ampio. Giuseppe Flavio dice che ha fatto miracoli, non li chiama miracoli, li chiama opere straordinarie. L'altra versione di Giuseppe Flavio dice opere demoniache. Sappiamo che ha sconvolto la gente con quello che insegnava, è stato condannato a causa dei responsabili di Israele, i suoi lo predicano come risorto, i suoi sono coloro che lo amano. Questa è la definizione. Il Talmud aggiunge delle notizie interessantissime. Dice che la madre di Gesù si chiamava Maria e che il papà si chiamava Parteno. Chi conosce un po' di greco sa che Parthenos vuol dire vergine femminile, ma si declina come i maschili. Perciò uios, figlio, Marias, di Maria, Parthenu, vergine. E i nostri amici hanno detto figlio di Maria e di Parteno. Pareva impossibile a loro che una donna possa diventare madre e restare vergine. Questo è un dato molto interessante, perché allora la dicitura Maria Vergine è antichissima. Sì, non è un'invenzione del IV-V secolo. E poi, a differenza degli altri testi, il Talmud ci dà alcuni nomi dei discepoli di Gesù. Ed è interessante che il primo si chiami Mattai, Matteo. Gli altri tre non corrispondono a nessun nome della lista dei dodici. Però non possiamo dire che sono falsi, perché Gesù aveva fin da subito un seguito piuttosto consistente. Se lui riesce da questo gruppo piuttosto nutrito a sceglierne prima 70, poi 12, poi 3, capiamo che c'era parecchio. Bene, l'allucinazione dunque cade e la teoria del mito è già stata affrontata più volte. Oggi nessun storico, proprio leggevo un trattato di un ateo australiano che è professore di storia antica. Dice nessun storico serio può negare l'esistenza del rabbino Gesù. Punto. E questo, dico, è una cosa importante. Ma la cosa più importante, questa la diciamo sottovoce, i propugnatori assoluti, esclusi i cristiani, della documentazione sulla storicità di Gesù, sapete chi sono? Gli ebrei. I più grandi studiosi oggi della storicità di Cristo sono gli ebrei. Guardate che sta per arrivare la fine del mondo, eh? Perché Paolo dice che quando gli ebrei si convertiranno, non preoccupatevi, tra dire che Gesù è esistito e dire che Gesù è il Messia c'è un salto copernicano, e tra dire che Gesù Messia è anche Dio ce n'è un secondo. Quindi respirate tranquillamente. Ecco, queste cose noi le abbiamo chiarite perché in questa maniera sgomberiamo il campo di su quell'itinerario che noi faremo prossimamente con i testi più antichi del Nuovo Testamento. E vediamo di chiarire questi testi, di comprendere la loro identità. Allora,
perché noi non prendiamo subito i testi narrativi? Per la ragione che vi dicevo che i testi narrativi sono tardivi. Questo non significa che sono falsi, ma significa che sono meno vicini all'avvenimento e quindi sono già carichi di una lettura e di una comprensione dell'avvenimento che noi potremmo dire valore interpretativo dell'avvenimento. Più tu ti allontani dall'avvenimento, più tu dai significato all'avvenimento. Ma non è che l'avvenimento abbia quel significato, ne ha molti di più. Solo che tu leggi l'avvenimento con l'esperienza precedente l'avvenimento e successiva all'avvenimento. E l'esperienza successiva all'avvenimento dà il peso dell'avvenimento per la tua vita. Noi abbiamo questa ricchezza in Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Più vicino sei all'avvenimento, meno carichi l'avvenimento di interpretazioni. Cioè l'avvenimento lo narri in maniera più povera. Ora, se noi partiamo da questi testi e attraverso un'operazione di archeologia storico-letteraria riusciamo ad andare indietro a primo decennio, noi troviamo dei testi che sono poveri interpretativamente e quindi ci danno l'immediata percezione dell'avvenimento, anche se l'avvenimento puro voi sapete che è impossibile da raggiungere in maniera pura. Neanche chi è testimone oculare ha una visione pura dell'avvenimento perché la vede da un'angolatura particolare. Se qui dentro adesso venisse Gesù Cristo e si mettesse qua e vi parlasse, voi vedreste il volto, io vedo le spalle. E se lui mette le mani sulle spalle e le mette dietro e mi fa così, io lo vedo, voi no. E se io lo racconto, racconto delle cose che voi non potete testimoniare, perché? Cioè, il cosiddetto fuoco dell'avvenimento, già questo ti dà una linea di conoscenza che non è mai globale. Perciò è illusorio possedere l'avvenimento a 360 gradi. Nessuno può narrare un avvenimento completo. Mai. Vi è chiaro? Tuttavia, altro è avere una testimonianza dell'avvenimento in questo ambito, altro è averlo in quest'altro ambito, cioè dal 65 al 100, noi abbiamo un approfondimento. Quindi tu hai sempre l'avvenimento narrato, ma è molto più succoso, è molto più poliedrico. Quando noi invece siamo qui, molto meno ricco interpretativamente. Quando a noi capita qualcosa, qualche volta ci arrabbiamo. Passa del tempo e diciamo, beh, no, è stato bene che mi sia capitato questo. Passa ancora del tempo e diciamo, meno male che mi è capitato questo. Mi spiego? Ma mentre lo vivi e subito dopo stramaledici l'avvenimento.
L'avvenimento è presente quando lo stramaledici, l'avvenimento è presente quando lo dichiari positivo, l'avvenimento è presente quando dici è stata una provvidenza. Solo che sono tre letture diverse e ogni lettura mette in evidenza alcuni aspetti dell'avvenimento stesso. Se noi teniamo presente questi dati, allora comprendete che i testi del primo decennio dopo la risurrezione hanno delle caratteristiche. Gli altri hanno altre caratteristiche. Questo lo dobbiamo tenere presente per non creare quella specie di polenta informe dove si mette dentro tutto e si tratta tutto allo stesso livello. Questo vuol dire essere dei pessimi lettori dei documenti antichi.